Ma buongiorno a tutti amici di Doppia Frizione, siamo tornati in questo Doppia Frizione News che esce ogni sabato verso le 2 e fino adesso ho rispettato la mia parola ed è uscito sempre sabato alle 2, anche, speriamo anche questo sabato sia uguale. Allora, partiamo subito con le novità di questa settimana parlando della grande vittoria di Carlos Sainz, che finalmente col Peugeot 3008 Dakar Edition, targato Red Bull ovviamente perché la Red Bull è ovunque, ha vinto il 40esimo, sì, il 40esimo anniversario della Dakar. Finalmente il Matador riesce a vincere dopo tanti anni di partecipazioni alla Dakar, togliendo lo scettro proprio al suo compagno Peter Ansel, sì, dovrebbe chiamare così. Sainz ha completato tutta la Dakar, che sono 14 tappe, in 49 ore e 30 minuti. Parlando del mondo delle supercar, passiamo alla Lamborghini, che annuncia la nuova Aventador, l'erede dell'Aventador, che sarà ibrida. Porsche, vedo nella Le Mans, ce ne sono veramente tante ibride, anzi la maggior parte è ibrida. E spero tanto che comunque questa nuova versione dell'Aventador, che ovviamente non si chiamerà più Aventador, faccia un po' il culo un po' tutto il mondo automobilistico delle supercar. Hanno già scritto che il V12 aspirato si terrà, però come il caso della 918 della Ferrari metteranno 4 motori elettrici, uno per ogni ruota. Ma rimaniamo in tema Italia perché FCA ha appena fatto uscire i dati del 2017 e è stato un anno veramente proficuo per l'FCA perché il debito industriale era di quasi 5 miliardi di euro barra dollari, adesso non descrivono, e a fine 2017 è sceso a 1 miliardi 800 milioni di dollari barra euro, quindi un netto miglioramento. Andiamo in Germania invece per vedere la nuova Audi RS5R che verrà esposta al Salone di Ginevra 2018, a cui devo ancora comprare i biglietti, però li comprerò, e ne faranno solo 50 modelli al mondo. BT, famoso tuner dell'Audi, BMW e Mercedes. Questa RS5 verrà esposta con un motore biturbo V6 da 530 cavalli, mi sembra che è un 2009. Andiamo in Francia perché la Bugatti ha appena rivelato come fanno a fare le pinze dei freni della Sayron. E voi vi starete chiedendo perché questa cosa, cioè le pinze dei freni sono delle pinze dei freni normalissime, e perché ci stai dicendo questo? Perché le fanno con una stampante in 3D e queste pinze dei freni pesano 2,9 kg. Bugatti ci mette 45 ore a fare una pinza dei freni. Ma passiamo al mondo dei rally, perché giovedì, ieri, con il mio preferito, che è Neville, che è uscito di strada alla prima prova, quindi perfetto, Neville ha iniziato molto bene l'anno, quindi però possiamo ancora rifarci, perché ci sono un po' di tappe a Monte Carlo. La prima tappa è stata vinta da Ogier, secondo Mikkelsen e terzo Lappi, e la seconda è di nuovo Ogier, poi Neville, che si è ripreso bene, e Tanak. Ora, prossima settimana vi darò gli aggiornamenti del rally di Monte Carlo, però ovviamente l'avrete già visto tutti, quindi io ve li do comunque. Rimaniamo nel mondo dei rally perché la Focus di Colin McRae del 99 è finita all'asta. La Ford intende mettere all'asta a 140-160 mila dollari, e questa famosissima Focus con la livrea Martini
ha partecipato a 4 degli 11 eventi di campionato del 99 con McRae e Grist al volante e copilota. Ma anche questa settimana doppia frazione news è finito e lo so, ci sono sempre poche news automobilistiche. Dovrei fare ogni 2 settimane queste cose, in effetti potrebbe essere un po' più proficuo come video, magari viene un po' più lungo, però almeno c'è un po' di cose da dire. Però a me piace farlo settimanalmente, quindi io vi riporto a doppia frazione reaction che esce nel canale ogni martedì e agli altri video che ho fatto durante il 2017 come rally eccetera eccetera. Al prossimo video.